Inaugurata la ripartenza del servizio di discharge room per i pazienti in dimissione dall'azienda ospedaliera universitaria senese. Dopo la sospensione durante la pandemia da Covid-19, l'azienda ospedaliera universitaria senese ha deciso di riattivare la discharge room per la dimissione dei pazienti all'ospedale con una riorganizzazione e riallestimento degli spazi dell'ex pronto soccorso all'81 piano 0 che durante la pandemia avevano ospitato in una prima fase la VAX unit e successivamente il punto tamponi. L'azienda ospedaliera universitaria senese era stata la prima azienda toscana ad attivare la discharge room nel 2009 a seguito di una delibera regionale con ottimi risultati organizzativi. Nella discharge room saranno sempre presenti due infermieri e due operatori di supporto. Il commento del direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria senese, il professor Antonio Barretta. Risentiamo positivamente della riduzione dei ricoveri per Covid. E alcune funzioni ritornano a quelle del periodo pre-Covid, quindi in modo particolare lunedì prossimo riattiviamo la discharge room e quindi mentre prima le dimissioni avvenivano direttamente dai reparti, adesso avverranno in questo luogo dedicato. Questo accelererà i momenti delle dimissioni, liberando posti letto per altri pazienti che hanno necessità. Ci consente di dare un servizio anche ai pazienti migliore, essendo un luogo dedicato alle dimissioni, quindi era bene riaprirlo. Ricorderete che l'avevamo destinato alle vaccinazioni, poi per riattivarlo dovevamo riformare le persone, sono passati un po' di tempo, quindi ringrazio del grosso sforzo che ha fatto il Dipartimento Infermieristico e quindi da lunedì 17 si riparte con l'organizzazione della discharge room, che era anche molto richiesta dal mondo del volontariato del trasporto sanitario, perché una cosa è venire a prelevare i pazienti qui in un luogo centralizzato, altra cosa invece è andare a prenderli dentro l'ospedale nei vari reparti dell'azienda. Come sapete abbiamo col volontariato del trasporto sanitario un tavolo di confronto periodico, ci vediamo una volta al mese circa e una delle loro richieste era quella di riattivare la discharge room. Durante il periodo intenso del Covid non era possibile, poi appunto i numeri per fortuna sono diminuiti, abbiamo avuto necessità di identificare il personale, di formarlo, di definire le procedure e quindi anche su sollecitazione loro ripartiamo, ma ripartiamo volentieri perché oltre che consentire ai volontari di fare un lavoro più semplice, agevoliamo la vita dei pazienti e abbiamo anche una migliore organizzazione noi perché con questa struttura riusciamo a liberare prima i posti letto nei reparti e quindi ricoverare altri pazienti che hanno necessità di essere ricoverati.